Oggi noi chiediamo al governo che il pronto soccorso, che è il diritto per eccellenza alla salute, possa essere salvaguardato per tutti i cittadini, compreso noi stessi. Di medici e di infermieri, banalmente, che non si trovano sotto l'albero. Il problema è che anche sono stati programmati delle borse di studio in più, sto parlando delle specializzazioni, però quest'anno ne sono andati deserti su 1200, ne sono andati deserti quasi 500. Capite che è un problema, poi questo sarebbe un sollievo fra 5 anni, alla fine della specializzazione. Il problema è che già adesso siamo in grossa sofferenza, ne manca il 30%. Quindi 4.000 medici in tutta Italia. E soprattutto poi fare il medico pronto soccorso non è fare il medico punto. Ci vuole esperienza, ci vuole formazione e quindi anche tutti i tentativi che vengono fatti in maniera così arraffazzonata dalle cooperative, liberi professionisti, neolaureati, bisognerebbe, come dire, coordinare il tutto, avere una linea comune, perché io posso lavorare, l'ho fatto nel mio pronto soccorso a Civitavecchia, ho lavorato il Covid con neolaureati, ma almeno erano sempre quelli, venivano formati, hanno appreso delle tecniche, delle procedure e quindi sono cresciuti. Ma con le cooperative che ogni giorno mi arriva un medico diverso, tutto questo non si può fare. Quindi intanto questo, chiarire quali sono le regole per ingaggiare i medici in questa fase e poi creare delle condizioni di lavoro diverse, se no la gente non ci viene. Oggi noi chiediamo al governo che il pronto soccorso, che è il diritto per eccellenza alla salute, possa essere salvaguardato per tutti i cittadini, compreso noi stessi.